Ciao a tutti, sono Carme del Centro di Cartomanti Europei, sono cultrice del mondo esoterico e specialista della lettura delle rune. La mia aura positiva rischiarerà anche due giorni più neri. Vai su cartomantieuropei.it e seguici tutti i giorni in TV, chiamami allo 0773 49 36 60. Ciao, ti aspetto. Buonasera, ben arrivati dalla vostra Carme, benvenuti in linea. E sono qui in attesa delle vostre chiamate per avere un consulto con voi qui in diretta. E quindi stiamo un po' aspettando di poterci intrattenere con voi. Allora, nel frattempo che arrivano le persone con le quali poter avere un consulto, vi volevo dire che potete trovarci come pubblicità su moltissimi giornali, ve ne faccio vedere qualcuno, ecco. E qui c'è la nostra pubblicità, chiaramente, e qui vi dà anche la possibilità di trovare un po' tutti i numeri, e qui c'è tutta la spiegazione, un po' tutto quello che potete trovare anche sul nostro sito www.cartomantieuropei.it, nel quale voi potete collegarvi ed avere tutte le informazioni per quel che riguarda come potete mettervi in contatto per poterci chiamare, per poterci comunque potervi prenotare come per le chiamate in diretta e per potervi prenotare con le cartomanti di fiducia con le quali parlate sempre. Abbiamo Astra, ecco, in questo momento vi faccio vedere insomma che è possibile trovare un po' la pubblicità e mettervi, avere delle informazioni su di noi un po' dappertutto. E, fra le varie cose di cui vi volevo parlare, vi volevo dire che in questo momento, mentre io sto parlando con voi, andrà in sovrappressione un numero, un codice, che è soltanto collegato al mio momento, quindi soltanto a questa cartomante. Con questo codice potete chiamare in qualche modo, potete chiamare qui al nostro centro, comunicarlo. La prima persona che comunica il codice avrà diritto a un consulto gratuito di 10 minuti. No, scusatemi, sì. Gratuito per 10 minuti e i prossimi minuti, se volete comunque prolungare questa situazione, pagherete a 50 centesimi invece che il prezzo normale, per cui approfittate un pochino di questa situazione. Ricordate, è soltanto per una volta, quindi non è che ogni volta vi date il codice, quindi soltanto collegato alla prima chiamata. Inoltre vi volevo un po' far presente che oltre a tutto quello che noi abbiamo nel nostro centro, chiaramente moltissime cartomanti, tutte molto brave, selezionate una a una, perché comunque la nostra titolare ci tiene molto, insomma, che ci siano delle persone, delle vere professioniste in questo campo, abbiamo moltissimi servizi, fra cui il lotto, e quasi tutti i giorni ci sono comunque le nostre lottologhe, Bianca e Asia, e poi abbiamo moltissimi altri servizi, chiaramente, che voi potete vedere anche direttamente collegandovi col nostro sito www.cartomantieuropei.it e andate, e siamo sulla pagina Facebook, quindi anche attraverso Facebook potete collegarvi con noi, potete un po' vedere quelli che sono i nostri pensieri e andare anche a guardare i turni delle nostre cartomanti. Ovviamente anche lì ci sono moltissime spiegazioni su come arrivare a noi. Sul nostro sito potete anche avere le informazioni sui vari pacchetti che voi potete fare, chiaramente direttamente voi con una postpay o comunque con una carta prepagata, e c'è chiaramente, facendo comunque questa operazione voi direttamente, potete avere un'agevolazione, per cui il prezzo è di 0,70 centesimi. In base ai pacchetti poi ci sono varie situazioni, non so, quello da 30, quello da 40, in base un po' a quelle che sono le vostre possibilità economiche, chiaramente. E potete andare sulla nostra pagina dello shopping, quindi vedere anche un po' quello che viene messo a vostra disposizione, approfittando anche di un momento particolare che è quello del Natale che si sta avvicinando. Vi faccio un po', vi mostro un po' di cose, no? Che sono molto carine, guardate che bello questo oggetto, ecco, si può regalare, sono tutti oggetti molto particolari. Eccolo qui, anche questo è molto carino, ecco. E oltre ovviamente a queste collane, anche questo è molto bella per il periodo natalizio, che c'è comunque del rosso intorno, e potete trovare anche orecchini, bracciali, anelli, ci sono tante cose carine, e c'è anche questo che mi piace molto personalmente, sono delle pietre che appartengono un po' al vostro segno, ogni sacchettino chiaramente è soltanto per un segno, questo è del segno del leone, e dentro ci sono
sono le quattro pietre che porta fortuna, insomma, che sono un po' legate a quello che è il vostro segno. È un oggettino carino anche da poter regalare nel periodo natalizio, ovviamente. Quindi si può un po' approfittare, anche perché, insomma, sono tutte cose che hanno un prezzo piuttosto contenuto, insomma, e non è la cosa solita, il solito regalo banale. Quindi io direi proprio di approfittare. E allora, vi stavo dicendo che andando sul nostro sito potete andare a trovare moltissime cose. Inoltre, facendo il numero sul vostro cellulare 4883888, si scrive Astri, la parola Astri, mi raccomando, e potete ricevere un messaggio con i consigli degli Astri. Poi, se volete approfondire, potete approfondire con Azus, che comunque vi va a fare un po' lo schema natale e un po' tutto quello che riguarda l'oroscopo, insomma, entrare un pochino più nel particolare e farlo direttamente anche. E in più abbiamo, fra le varie cose che qui abbiamo a nostra disposizione, c'è la possibilità, ecco qui, la carta, la chiromanzia. Scusate, mi sta arrivando una telefonata. Buonasera, sono Carmen, ben arrivati in linea. Pronto? Buongiorno, senta, io sono Massimo. Buongiorno Massimo, ben arrivato. Grazie. Senta, io volevo fargli una domanda. Dimmi tutto. Allora, io sono Massimo, sono nato nel 1957. Sì. E sono di 13 maggio del Toro. Oh, benissimo. Massimo del 57 del Toro. E sì. la mia compagna del 1960, il 26 di novembre. Sì. Ecco, mia compagna. Allora, un mese e mezzo fa gli è morta la mamma. Sì. È andata in crisi e non si è fatta più sentire, cioè all'inizio un po', poi basta, adesso volevo sapere se ci sono ancora dei sentimenti, cosa devo fare. Certamente, cosa... certamente. Allora Massimo, come si chiama la tua compagna? Non mi hai detto il nome. Ornella. Ornella. Quindi voi due non vivete insieme? No, no, cioè eravamo ragazzi, cioè fidanzati. Ho capito. Allora, vediamo un pochino questa cosa. Ma tu l'hai chiamata, sei cercato un po' in contatto? No, allora all'inizio lei ha detto che era troppo quel dolore di sua mamma, non voleva sentire nessuno, parlare con nessuno. Sì. Dopo mandargli buongiorno, buonanotte, ha smesso di mandarmi quelli e io ho smesso anch'io di mandargli, cioè a questo punto qua. Ho capito, vediamo un pochino che però cosa non mi ha lasciato, mi ha detto che è arrabbiato con me, basta, non lo so perché. Allora, vediamo un attimino Massimo, dammi uno stop quando ti senti pronto, Stop. Benissimo. Allora, mi scegli un mazzetto, destra, centro o sinistra? Sinistra. Benissimo, allora ecco qui. Guarda, ti vado subito a tranquillizzare perché questa è una carta di riunione di coppia, quindi sicuramente non è una situazione che va a fermarsi. Lei è ferita nell'orgoglio, questa è la carta del pavone, vuol dire che comunque si è sentita un po' abbandonata, no? Da te per certi aspetti. Allora, ti dico subito una cosa, che è vero che lei ha avuto un atteggiamento nei tuoi confronti probabilmente che ti ha un po' infastidito, no? Tu ti sei sentito lasciato solo, e lei però sta vivendo, perché non a caso io qui ho la carta del vedovo, una carta che in genere si abbina con un uomo, no? Però in questo caso quindi mi fa capire un po' quello che è il tuo stato, no? La carta della vedovanza, questo, un uomo solo, però mi viene fuori anche vicino a lei con la malinconia per la felicità perduta, quindi è sicuramente una persona che sta soffrendo molto, ha sofferto molto. È vero, lei ti ha detto che non se la sentiva riuscire, però è arrabbiata con te perché è come se non avesse avuto il giusto sostegno. E guarda, qui abbiamo una carta che ci fa capire molto, molto bene questa situazione. Una donna con il dispiacere, la carta delle lacrime, vicino alla fedeltà al successo amoroso. Allora, lei avrebbe voluto sentire di più la tua presenza. Ma io mi sono fatto sempre sentire, è stata lei a essere a fredda. Sì, lo so. Io sono sempre stato vicino io tramite i messaggi, ma lei dopo è diventata fredda proprio. Lei è diventata fredda perché secondo le mie carte, ricordati sempre una cosa, Massimo, sì. Non sei più un bambino, giusto? Un po' esatto, come, ecco. Esatto. Quindi dovresti aver un po' imparato come sono le donne. Noi donne siamo molto complesse, diciamo no, ma vogliamo dire sì.
Quindi è chiaro che lei magari in quel momento, con grande malinconia, un momento di dispiacere, no? Ti avrà detto non ti voglio tra i piedi, però forse avrebbe voluto che tu insistessi un po' di più, no? Perché ti ha anche detto sono arrabbiata, quindi lei si sente delusa, non si è sentita abbastanza la tua vicinanza. Tu ci sei stato, perché qui la carta mi fa vedere tu con il pensiero ci sei stato molto. Con le mie intenzioni sì, con lei sì, sì, cioè, sì. Tutti i giorni gli mandavo come stava sua mamma, certo. Sono sempre vicino a te, così, ma lei è sempre rimasta fredda. È rimasta fredda perché qui mi viene fuori che c'è il nemico, no, vicino a questa situazione, quindi lei è un po' squilibrata, chiaramente il nervosismo, un momento brutto, no? L'ha presa molto male, lei viveva da sola lei la mamma o aveva altre persone? No, adesso c'è ancora il papà e i figli che abitano a Milano, lei adesso è con sua figlia a Milano. Ho capito. Mi aveva detto in un messaggio che voleva stare un po' con i suoi figli e mi aveva detto te mi io ti aspetterò, allora siamo rimasti così, ecco. Ho capito. Allora, pian pianino lei si è raffreddato, ecco, non lo so. Ti ripeto, non c'è un sentimento che è finito, perché qui c'è la fedeltà al successo amoroso, quindi sicuramente c'è un sentimento d'amore da parte di questa donna. È una donna che al momento attuale, anche se si è allontanata, perché la fedeltà amorosa è un sentimento che si porta avanti nel tempo, anche quando si chiude un rapporto, a volte magari rimane chiuso anche per un tot di tempo, anche un anno. Quando c'è la fedeltà al successo amoroso, un po' come il cane ci rimane fedele sempre, no? Questo sentimento ci rimane sempre intorno. Quindi lei non ha smesso di provare dei sentimenti per te. Era innamorata, continua ad essere innamorata. È una donna che si è sentita in qualche modo delusa, perché lei aveva una sua concezione. Spesso noi abbiamo un pensiero che chiaramente non colliva con l'altro uomo, no? Con la persona che abbiamo a fianco, abbiamo la pessima abitudine di pensare che l'altro ci possa arrivare da solo, invece dovremmo un po' più comunicare, no? Perché si fanno degli errori e molto spesso anche per orgoglio poi non andiamo comunque a spiegarci, no? A chiedere scusa, e si fanno comunque dei danni, ecco. In questo caso mi fa vedere che sicuramente il danno è riparabile, perché qui ho la riunione di coppia, te l'ho detto appena abbiamo aperto le carte. Lei si riavvicina, sta aspettando che però un passo lo faccia tu. Non ti aspettare un passo da parte di lei, anche se ti ha detto io sono un po' arrabbiata, sta ferma. Ma non mi risponde, se mi manda un messaggio non mi risponde. Non hai la possibilità di telefonare direttamente a casa? Non mi risponde neanche il telefono. Senti, ti posso fare una domanda? Che cosa gli scrivi tu quando mandi un messaggio? Ma io sono sempre stato un tipo romantico, no? Sì. Io purtroppo gli ho sempre detto che io l'amo e l'amo ancora adesso. Certo. E lei lo sa. Che lei lo sa che io l'amo. Ma che bella questa cosa. Cioè, i messaggi, mai offesa, cioè mai sempre dire va bene, cioè passerà, cioè io ti aspetterò, però questo silenzio da lei proprio non me l'aspettavo. Cioè, guarda, io non ho una chiusura in questa situazione assolutamente, io non so che cosa è accaduto vicino a lei, perché qui la carta mi fa vedere, cioè che cosa è scattato in lei, ecco, intendo, perché che cosa è accaduto, sicuramente lei non si è allontanata o non ha smesso di provare dei sentimenti per te. Quando ti ho chiesto che cosa gli scrivi, perché magari se tu gli mandi il messaggio banale, ciao come stai, può darsi anche che lei dà fastidio, se tu gli dici mi manchi, dammi notizie, sto male senza di te, c'è un messaggio che sì, gli ho detto che mi mancava tanto, che stavo male senza di lei, però lei sta ferma, questo poi gli avevo detto proprio, cioè lei che proprio si è anche ultimamente proprio... anche ultimamente gli hai detto queste parole? Sì, dopo io sono stato una settimana senza chiamare, senza dargli buongiorno, perché visto che lei si alza prima di me, prima mi mandava sempre il buongiorno, tu la mattina appena si alzava, poi ha smesso di chiamarmi tesoro, io la chiamo sempre amore mio, lei dice sempre tesoro, ha smesso anche quello, è stata un po' fredda, e allora anch'io sono rimasto un po' freddo, che dico, se mi faccio vedere sempre addosso, forse la opprimo un po', allora sono rimasto un po' indietro, e dopo se realmente c'è ancora amore mi chiamerò lei. Allora, vediamo un po' se sarà lei a fare questo passo. La carta mi fa vedere che aspetta, c'è un po' di orgoglio. Poi lei ti ha detto qualcosa che mi ho sentito bene, lei ti ha detto è arrabbiata con te, giusto? Allora, è arrabbiata con me perché io realmente ho fatto un gesto, cioè ho fatto un piccolo incidente con la macchina. Sì. E in quel momento lì un po' di rabbia. Ho lasciato andare il volante, ma l'ho ripreso quasi subito, anzi.
fotografi. Ho evitato anche una pianta davanti. C'è stato quei 20 secondi lì che volevo fare un gesto un po' disperato. Però mi sono ripreso subito. Sì. Mi sono ripreso subito e io l'ho detto. E lei per questo mi ha detto che è arrabbiato con me perché ho fatto quel gesto. Ecco, dopo... Beh no, ha ragione, hai fatto bene, beh, può succedere, non dovrebbe, per carità, assolutamente, però può capitare. Questo però dovrebbe semplicemente fargli capire che questo gesto tu l'hai fatto per amore. Sì, l'ho fatto per lei, mica per altro. No, cioè... infatti, quindi questo non dovrebbe far altro che piacere. Cioè una donna, per quanto si possa preoccupare di fronte a un gesto che uno può fare, anche io mi sarei arrabbiata di fronte a una cosa del genere, come dire, non si risolvono così i problemi, no? Non si scappa via dai problemi. Però di fronte a un uomo che dice io sto talmente male perché tu non vuoi recuperare il rapporto con me e al punto da portarti a questa esasperazione, beh, come donna io penso che mi sentirei comunque gratificata, no? Sarei contenta di questo sentimento. Vediamo un po' se sarà lei a chiamarti e fra quanto, e dammi uno stop quando ti senti pronto. Stop. Destra, centro o sinistra? Sinistra, non l'ho fatto, sinistra. La parte del cuore, immagino. Allora, vediamo un po'. Ascolta, io ho il belvedere, quindi sicuramente delle buone notizie in arrivo. Qua mi fa vedere, ecco, questa è la carta del belvedere. C'è sicuramente questa situazione di comunicazione con lei. Ti dico che lei aspetta qualche cosa. Allora, tu mi dici che hai fatto tutto, io non metto in dubbio le tue parole assolutamente, Massimo, però ti devo dire che in qualche modo lei è come se fosse insoddisfatta da qualche atteggiamento tuo. Allora, lei non ha fatto un passo indietro perché ha smesso di amarti, a costo di essere ripetitiva, no? Te la voglio ricordare questa cosa, il sentimento c'è. Quindi lei mi esce fuori ancora innamorata, eccola qui, guarda, il cupido, la donna, l'oggetto del desiderio, no? La donna che tu desideri. Però ci sono stati degli ostacoli importanti dove lei è come se non avesse sentito abbastanza il tuo supporto. Tu l'hai avuto, tu mi dici io ci sono stato, e il meccanismo di una donna funziona in maniera strana in un momento sicuramente in cui lei era squilibrata, va bene? Perché è molto legato comunque alla morte della vecchia signora, quindi sicuramente questa cosa, no? Il fatto che lei ha perso questa donna, è come se ti avesse sentito non abbastanza vicino. In qualche cosa tu hai sbagliato, sicuramente una leggerezza, però lei in questo momento che mi esce fuori come donna un po' squilibrata, nel senso che non è lucida, no? C'è un dolore, la fa ragionare in maniera diversa, ha visto, ha ingigantito. Io però ti ripeto, siccome lei mi esce fuori con una grande malinconia, ma mi viene fuori anche la carta del cuore, eccola qua, scusami, sentimento, e in più una carta importante, la carta della fortuna. Questo vuol dire che qualche cosa avviene tra di voi che la porta sicuramente a recuperare questo rapporto. Quindi stai tranquilla, Massimo, che la situazione non è chiusa assolutamente. Ci sarà qualche novità, il neonato per noi è qualche novità, novità in arrivo per te. L'unica cosa che ti posso dire, visto quello che mi fa vedere la carta, questa donna che non sente, no? È come se in qualche modo si fosse allontanata perché non ha percepito da parte tua quello che avrebbe voluto. Fai un passo tu ancora una volta, lo so, tu dici sono stanco, lei non mi risponde, però cerca di fare in modo di parlare con lei, di portarla comunque ad aprirsi, perché qui la carta mi fa vedere che a breve ci sarà sicuramente una comunicazione. Passa attraverso i figli, fai qualsiasi cosa, fagli vedere veramente che tu non ti stai rassegnando, che tu la vuoi recuperare. Cioè se lei ti dice io ho bisogno di un altro po' di tempo, è un conto, che però ti deve rispondere. Deve fare qualche passo. Non si sta allontanando perché sta andando verso un altro uomo, quindi su questo devi stare abbastanza tranquillo. Non è una donna... cosa gli devo dire per smuoverla? Guarda, puoi fare poco, se non quello che già stai facendo, perché se tu fossi uno che manda dei messaggi freddi, io ti direi, guarda, digli che l'hanno, ma se tu già gli stai dicendo, io sono innamorato, fammi capire, parla con me, dammi la possibilità di capire se ho sbagliato in qualche cosa. Quindi una persona che si mette con il cuore in mano, più di questo non puoi fare, insomma. La carta però mi fa vedere che la risposta da parte di lei c'è. Quindi c'è ma c'è...
Ma non è che è lei che mi chiama, aspetta ancora un po'. Allora, ascoltami, lei ti può anche chiamare, però io ti posso dire in questo momento che sicuramente la chiamata è, arriva prima se tu fai qualche cosa. Le carte ci servono anche a questo, no? A muoverci un pochino prima. Quindi io ti consiglio di andare a chiamare tu. Fallo in questo periodo, metti un po' anche di mezzo il Natale, i sentimenti, tutto quello che ti pare, ma fai in modo che ti chiama. Cioè, gli mando gli auguri di Natale, adesso... No, non devi mandare gli auguri di Natale, devi mandare un messaggio d'amore nella quale gli chiedi per cortesia di risponderti al telefono perché tu stai male e hai bisogno di parlare con lei. Quindi tira fuori il cuore, tira fuori tutto il romanticismo di cui sei capace, Marzio. Ah, ecco, sì. Sì, purtroppo ci dobbiamo salutare perché dobbiamo dare il tempo anche alle altre chiamate. Io ti faccio in bocca al lupo, fammi sapere se ti risponde, va bene? Ok, la ringrazio, salve. Grazie, buona giornata. Allora, stavamo un po' parlando di quelli che sono i nostri, tutte le nostre rubriche, no? Tutto quello che noi abbiamo sul nostro sito, e avevo detto che se i numeri non potete rintracciarli tramite il computer oppure il cellulare perché magari non avete la possibilità oppure non avete la connessione internet, non siete capaci di andarci, anche sui nostri giornali, perché qui ci sono, c'è la nostra pubblicità con tutti i numeri che potete chiamare, eh? Il numero per chiamare qui è lo 0773 49 35 35, e vi rispondono i nostri centralini che vi mettono in contatto con le cartomanti e vi danno anche tutte le informazioni di cui avete bisogno, insomma. Se qualche volta la risposta del centralino non è immediata, cioè non c'è la risposta subito perché magari sono un po' presi nel parlare con altre persone perché hanno comunque tantissime cose da fare, no? Dare le risposte, mettervi in contatto le persone che chiamano con le cartomanti, aspettate qualche secondo, fate squillare un pochino e comunque ci sarà una risposta. Abbiamo dei centralisti molto bravi, molto competenti. Allora, arriva un'altra chiamata. Buonasera, sono Carmen. Pronto? Buonasera. Buonasera. Buongiorno, buonasera Giusy, ben arrivata. Cosa posso fare per te, Giusy? Niente, volevo vedere un po' se c'è un ritorno del mio ex compagno. Sì? Allora, sì. Dimmi tutto. Giusy, quanti anni hai? Io quasi 21. Quasi 21. Che segno sei? Toro. Toro. Lui invece? Lui è nato il 26 marzo, quindi non so che segno sia. 26 marzo? 22. 22 marzo è una diete. Ed è a quasi 20 anni. Ho capito. Vi siete sposati in fasce tutti e due? Giovanissimi no, proprio. Non ci siamo sposati, però. Scompagno, vabbè. Un certo periodo abbiamo stato in una stessa casa, però non ci siamo sposati. Ho capito. Senti, come si chiama tuo marito? Giuseppe. Il tuo compagno, scusami, compagno. Sì, Giuseppe. Allora. Da quanto tempo è chiusa questa storia? Da 5 anni e poi ho anche una bambina di 10 mesi. Ho capito. No, scusa, da quanto tempo è chiusa la vostra storia? Ah, da una settimana e qualcosa. Ah, quindi poco, no? Siccome avete detto sì, da 5 sì, anni, sì. C'è una bambina di 10 mesi, non mi tornavano sì. I conti, insomma, vediamo un po'. Ma c'è stato un litigio? Vi si è dato delle spiegazioni? No, lui ha fatto una cosa che non deve fare. E poi diciamo che abbiamo avuto le digite indicata. Ho capito, vediamo un po'. Sento la bambina, come si chiama? Sì, Letizia si chiama. Ecco, speriamo di dargli qualche buona notizia, qualche notizia nuova positiva. Allora, mi dai lo stop di quando sei pronta, eh? Ok, stop. Destra, centro, sinistra? Centro. Vediamolo un po'. Allora, vediamo un pochino questa situazione. Ok. Mi non vuol dire che canale, diciamo, mi hanno detto che io sono per una rete televisiva, mica vuol dire che canale è adesso. Non ho capito, scusami. Ho detto, io mi hanno detto che a questo punto tramite canale privato televisivo, giusto? Sì, è televisivo.
televisione. No, tu vuoi sapere un po' che canale è, se c'è questo canale? Allora, guarda, ci sono vari canali. In questo momento ti devo dire che non mi ricordo tutto quanto bene. Sicuramente su Sky, Sky Lombardia, Sat, sul canale 908. Però se tu vai... Sì, sì, no, no, ci sono anche altri posti dove che va. Se tu vai su cartomantieuropei.it, cioè sul nostro sito, ti dice dove ci sono le puntate, le puoi rivedere tutte quante, ti dicono anche un po' su quali canali puoi andare a vedere, no? Così tu devi scrivere, perché ti dovrei dare tutti i numeri, però poi passiamo tutto il tempo a dare i numeri invece di fare un consulto, ecco. Quindi puoi andare a vedere, lì hai tutte le spiegazioni, puoi anche poi rivedere la puntata dove ti senti. Chiaramente tu non vedo soltanto che tu sei comunque anonimato, soltanto la voce viene fuori, ecco. Sì. Allora, senti, ti posso chiedere una cosa? Lui che cosa ha combinato? Perché qui dove le fiamme, Sì, diciamo tipo un tradimento. Ah, quindi non mi sono sbagliata. Sì, però non è una donna. Cioè? È un uomo. Ah. Senti, ma aveva avuto altre volte situazioni del genere? No, è la prima volta. Ho capito. Mm-hmm. Adesso mi spiego un po' le carte che io vedo qui, chiaramente. Sì. Allora, guarda, ti dico subito che qui mi fa vedere, appunto, mi veniva fuori la carta della gelosia e le fiamme, no? Vicino alla gelosia, sì, che ci sono. E questo ovviamente è una situazione piuttosto particolare, ecco. Allora, lui è molto pentito di quello che è successo, quindi mi viene fuori la carta del vedovo, la carta di solitudine, la carta del rimpianto, no, per quello che ha fatto. Sta male, non sta male semplicemente per il tradimento, che è già la situazione grave, sta male anche per il tipo di tradimento, chiaramente, no? Perché a questo punto è venuto fuori quello che per lui doveva restare comunque celato, nascosto. Quindi il tradimento con un altro uomo è sicuramente meno accettato che con una donna. Ovvio, anche perché va un po', non so adesso questa cosa fin dove è arrivata, no? C'è un grande imbarazzo. Allora, io ti devo dire subito questo, che la situazione di riavvicinamento da parte di lui c'è, perché io ho il bel vedere, quindi notizie in arrivo entro pochi giorni, entro tre giorni, e c'è la riuscita. Il ritorno prima di Natale o dopo? Allora, io ho un riavvicinamento da parte di lui, perché mi fa vedere, no? Entro i prossimi giorni. Ovviamente è molto legato a quello che è il tuo atteggiamento, perché lui viene con la coda tra le gambe, per quello che è successo, però anche molto imbarazzato. Non sa tu che cosa gli dici, tu come ti poni. Non è semplice come situazione, perché tu stai aspettando questo ritorno, però stiamo parlando di un tradimento. Di un tradimento doppio, un tradimento con un uomo vuol dire che lui ti ha anche mentito su molte cose. Su quelle che sì, sono, però diciamo, io ci volevo anche passare sopra e lui mi ha detto di no. Ho capito. A questa cosa. Ho capito. Per tutto l'amore che provavo, quindi ho detto passiamoci sopra, ho detto di no. Ora volevo capire se il tuo ritorno lo vedevi, diciamo, perché siccome ero una bambina e lui ha fatto sempre questo. Non di tradimento, però di andare sempre via di casa. Ho capito. A Pasqua la bambina già lui non c'era. Ora volevo capire se a Natale lui c'era oppure allora, no. C'è una conversazione positiva per Natale, lui c'è, ecco qui. Molto dipende da te, perché al di là dei vostri problemi c'è una bambina di mezzo. Quindi sicuramente c'è un riavvicinamento. Per concludere questa situazione bene ci vorrà del tempo e anche un po' di crescita da parte di lui. Quindi però tu per Natale lo vedi allora? Assolutamente vedo il Natale insieme, perché mi fa vedere la serenità intorno a te. E perché adesso è fermo, scusami? Perché è imbarazzato, perché si vergogna. Perché veramente l'altra cosa si deve chiedere. Io l'altra volta, lunedì, lui mi ha chiamato perché un mio cugino l'ha chiamato, ha fatto finta di niente. E lui mi ha detto che lui con me non prova niente, lui vuole vedere solo sua figlia, per me è finita tutto, queste cose qua. Questa cosa è vero oppure no? Allora, ascoltami, mi devi perdonare, ma purtroppo mi stanno per chiudere il collegamento, perché abbiamo poco tempo a disposizione. Io ti posso garantire che il sentimento per te c'è. Tutto quello che ti posso dire è di chiamare qui da noi direttamente e di avere il tempo di poter parlare con la cartomante in diretta, perché qui la situazione non è molto semplice, ti devo dire sinceramente. Con questo non vuol dire che lui non prova dei sentimenti, però ha una grande confusione in testa, quindi non è una cosa che si può sbrigare in pochissimi giorni. Questa è una cosa un po' complessa che andrà avanti, ci sono delle ripercussioni da parte tua e da parte sua. Mi dispiace moltissimo non poterti comunque dare delle spiegazioni in più, ti posso dire soltanto una cosa: i sentimenti di lui ci sono verso di te, c'è grande imbarazzo e tantissima confusione.
Ma per richiamarti, diciamo, per un altro consulto, sempre questo numero, questo allora, che ho ricevuto la chiamata? Allo 0773 49 35 35. Quindi questo qua, da questa chiamata, è questo qui il numero, sicuramente. Guarda, se chiami subito, io mi trattiamo ancora anche un altro pochino qui. Sì, va bene, ti chiamo subito. Va bene? Così continuiamo con più calma e anche magari in privato, perché sono cose un po' delicate, sinceramente. Sì, io ti auguro una buona serata. Anche a lei, grazie. Ciao tesoro, ciao. Allora, ecco qui. Ricordo a tutti di poter visitare il nostro sito www.cartomantieuropei.it e potete chiamare in diretta, cioè potete chiamare, scusa, il nostro centralino, lo 0773 49 35 35, per avere un po' tutte le spiegazioni. Un saluto a tutti, un bacio e alla prossima puntata. Ciao a tutti, sono Carmen del Centro di Cartomanti Europei, sono cultrice del mondo esoterico e specialista della lettura delle rune. La mia aura positiva rischiarerà anche per i giorni più neri. Vai su cartomantieuropei.it e seguici tutti i giorni in TV, chiamami allo 0773 49 36 60. Ciao, ti aspetto.